doppio impegno per il San Carlo Team Italia nel prossimo weekend con il Mondiale Moto3 ad Assen e la Superbike ad Imola. La decima prova del Mondiale Motocross MX1 ed MX2 in Svezia con Antonio Chiaroli in cerca di riscatto dopo lo sfortunato round di Maggiora. La grande novità per gli appassionati delle moto d'epoca, a partire dal 1 luglio infatti sarà possibile attivare il pacchetto vintage a soli 80 euro. Le iniziative territoriali con la FMI che sarà presente con un proprio stand al raduno Stelvio International 2013. Ed infine, come sempre, tutti gli appuntamenti motoristici più importanti del prossimo fine settimana. Benvenuti ad una nuova edizione di FM Informa, il notiziario settimanale della Federazione Motociclistica Italiana. E apriamo questa edizione parlandovi di velocità con il doppio appuntamento per il San Carlo Team Italia nel prossimo weekend. Quello che si avvicina sarà un weekend impegnativo per il San Carlo Team Italia. Sulla pista di Assen, dove tradizionalmente si corre il sabato, Fenati e Bagnaia saranno impegnati a riscattare lo sfortunato weekend di Barcellona con la gara della settima tappa del Mondiale Moto3. Sempre al sabato, ma spostandoci in Italia, gli altri due alfieri del Team Italia, Nocco e Morbidelli, correranno sul circuito di Imola il quinto round dell'Europeo Stock 600. Morbidelli, reduce della splendida vittoria di Portimao, sogna di ripetere l'impresa. Alla domenica invece tutti gli occhi saranno puntati su Riccardo Russo, impegnato con la gara della Supersport ad Imola. Dalla pista all'off-road, con Antonio Chiaroli e gli altri italiani che saranno impegnati nella decima tappa del Mondiale Motocross MX1 ed MX2 in Svezia. Dopo il bagno di folla di Maggiora, questo fine settimana i protagonisti del Mondiale MX1 ed MX2 saranno impegnati in Svezia sul circuito di Uddevalla, con la tappa numero 10 di campionato. In MX1 il 6 volte iridato Tony Cairoli, dopo le sfortune patite nel round italiano, è in cerca del riscatto in terra svedese, mentre non si ferma la marcia trionfale di Jeffrey Earlings verso il titolo 2013 della MX2, ma occhio ad Alex Lupino, che arriverà ad Uddevalla carico dal podio ottenuto a Maggiora. E adesso la grande novità per il pacchetto vintage a partire dal mese di luglio. Per tutti i tesserati FMI, a partire dal 1 luglio, ci sarà un'importante novità per quanto riguarda l'attivazione del pacchetto vintage. Il pacchetto, attivabile da ogni tesserato che abbia compiuto i 26 anni, indipendentemente dal tipo di tessera posseduta, offre una serie di vantaggi come una polizza RC, con la quale si possono assicurare fino a un massimo di 10 motocicli iscritti al registro storico, l'aggiornamento gratuito e il duplicato in caso di furto o smarrimento del certificato di rilevanza storica e collezionistica, e altro ancora. Dal prossimo lunedì il costo dell'attivazione del pacchetto scenderà da 120 a 80 euro. Ricordiamo a tutti i tesserati che in questa fase iniziale il pacchetto è disponibile in Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto e nei mesi successivi l'iniziativa sarà estesa anche alle altre regioni italiane. Ed è giunto adesso il momento delle iniziative territoriali con la FMI che sarà presente con un proprio stand allo Stelvio International 2013. L'appuntamento è fissato per questo fine settimana a Sondalo con la 37esima edizione di uno dei più importanti motoraduni internazionali, che prevede un fitto programma di intrattenimento con la salita del Passo dello Stelvio, la parata delle luci notturna sopra Sondalo e poi attività come test drive delle più importanti case motociclistiche, musica e cibi tipici. La commissione turistica FMI sarà presente con un FMI Point per fornire ogni genere di informazione sulle attività mototuristiche e sulle moto d'epoca. Allo stesso stand ci si potrà tesserare la FMI, Motoclub Stelvio International, ad un prezzo scontato. Inoltre sarà promosso fra i partecipanti italiani ed esteri il Moto Tour of Nations, evento internazionale itinerante che toccherà Italia, Austria e Slovenia, prendendo il via da Udine in Friuli dal 5 all'8 settembre. Ed è arrivato il momento, come sempre, di parlarvi degli appuntamenti motoristici più importanti del prossimo fine settimana. Sarà un fine settimana intenso da vivere tutto d'un fiato. Tolti gli impegni mondiali di velocità e motocross, a Jesolo torneranno a sfidarsi i piccoli centauri del campionato italiano MiniGP e Minimoto. Spostandoci dalla pista all'off-road, a Mantova sarà di scena il tricolore classe 125 e Veteran, mentre a Cardano al Campo, in provincia di Varese, ci sarà il campionato italiano minicross e femminile. Dal cross all'enduro, questo weekend Spoleto ospiterà i protagonisti dell'italiano Under 23 e Senior. Doppio appuntamento con il Trial, che vedrà andare in scena venerdì 28 il campionato indoor a Vado Ligure in provincia di Genova, mentre domenica 30 ci sarà a Chiuduno in provincia di Bergamo il campionato outdoor. Non starà a guardare neppure il quad, con il campionato quad cross a Castiglione del Lago. Spostando lo sguardo sulle iniziative territoriali,
Segnaliamo nel fine settimana il trofeo Turismo Nord a Madonnina di Serralunga di Crea, in provincia di Alessandria, con il raduno organizzato dal motoclub Colli di Crea, e il trofeo Turismo Centro a Velletri, in provincia di Roma, con l'evento targato Motoclub Albano Laziale. E vi ricordiamo che potete inviarci i vostri suggerimenti, domande e curiosità all'indirizzo mail fminforma@federmoto.it e che per rimanere sempre aggiornati sull'attualità potete visitare il sito federmoto.it oppure venirci a trovare le pagine Facebook, Twitter e Google Plus della FMI. Ed è davvero tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con FM Informa giovedì 4 luglio. Grazie per averci seguito e buon weekend!